Allora, salve a tutti. Oggi un amico mi ha mandato un articolo, eccolo qua, un articolo molto molto importante, penso, o almeno come tipo di direzione che certe cose possono prendere. Pare che a Pamplona ci sia stata la rivolta dei fabbri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in Spagna in un anno ci sono stati 50.000 sfratti, sto leggendo insieme a voi. Ora i fabbri, sì, a Pamplona, si rifiutano di cambiare le serrature delle case, degli sfrattati. È qualcosa di rivoluzionario. Che cosa dicono in sostanza? Dicono che nell'ultimo anno in Spagna, a causa della crisi, sono stati eseguiti più di 50.000 sfratti. Intere famiglie, dice l'articolo, spesso composte da persone che hanno perso il lavoro e non riescono ad arrivare alla fine del mese, sono state costrette dalle banche, con cui hanno sottoscritto negli anni passati un mutuo, ad abbandonare la propria casa. Tuttavia, 3 settimane fa è stata lanciata una singolare protesta. L'Assemblea dei Fabbri di Pamplona ha deciso all'unanimità che non accompagneranno più gli ufficiali giudiziari negli interventi di sfratto e soprattutto non cambieranno più le serrature delle case da cui sono stati allontanati i proprietari e gli inquilini morosi. Quindi i fabbri si rifiutano di cambiare le serrature. Ma andiamo avanti, vediamo qualche altro dato interessante. L'anno scorso le banche spagnole hanno ricevuto 40 miliardi di euro di aiuti, dice l'articolo, sì, perché il giornale non è proprio di quelli che danno informazioni complete, piene, e chiama le cose col proprio nome. Dicevo quindi 40 miliardi di aiuti, ma gli sfratti sono aumentati di circa il 130%, scusate, c'è il telefono, ma lo facciamo aspettare. Quindi, La Spagna pare che ha approvato un decreto reale, che sapete in Spagna c'è re, che limita gli sgomberi, quindi gli sfratti, ma non coinvolgerebbe le persone che ne hanno più bisogno, perché escluderebbe i pensionati e le madri singole con un minore che ha più di 3 anni. Bello, bello questa cosa. Nel 2012 la zona intorno a Pamplona sono state effettuate circa 700 sfratti e questa attività ha prodotto il 10% di fatturato dei fabbri locali, e di fabbri c'è pure guadagnato, il 10% non è male sul fatturato. Tuttavia, dice, nonostante i loro ricavi sono aumentati con la crisi, le 15 aziende che raccolgono i fabbri che lavorano nell'area di Pamplona hanno detto basta, stanche di fare, tra virgolette, il lavoro sporco delle banche, hanno deciso di boicottarle. La strategia, che a prima vista può apparire ingenua, potrebbe avere successo perché se le serrature delle case non sono cambiate, gli ex proprietari morosi possono rientrare nelle loro abitazioni quando vogliono e quindi riattivare la procedura di sfratto e poi per riattivare la procedura di sfratto passano mesi e a volte anni. Quindi dicono di più questi fabbri. Dicono: noi non possiamo essere complici di chi butta fuori persone dalla propria casa. Sappiamo che la nostra non sarà una rivoluzione, ma vogliamo essere un esempio per la società. Capite? Il vero dramma, dice, sono anche i numerosi suicidi che sono avvenuti a causa degli sfratti. Quindi, in altre città, vediamo che cosa succede in altre città spagnole. Qua cita un po' qualcosa, dice il presidente dell'associazione David Orma e Kea, mi pare che si legga così, il presidente dell'Associazione dei Fabbri di Sicurezza, associazione spagnola composta da circa 300 aziende associate, per cui lavorano almeno 2.000 professionisti, afferma che anche nelle altre città iberiche, quindi spagnole come Madrid e Barcellona, tanti colleghi sono pronti a imitare i fabbri di Pamplona. Non vado avanti, dico semplicemente che questa gente, se noi non collaborassimo, si attacca al tram, se lo piglia in quel posto. Il dramma è che noi collaboriamo, quindi immaginate, i fabbri si rifiutano, i piloti di aereo si rifiutano di pilotare gli aerei, gli ufficiali giudiziari non pignorano più, ci rifiutiamo, capite? Io non sto parlando di ribellione, sto parlando semplicemente di un qualcosa che sappiamo che non c'è noi stessi. In realtà, ripeto, loro sono la mente, ma noi facciamo da braccia e da gambe, e se noi rifiutiamo di fare da braccia e da gambe, questa gente ha finito. Bellissimo quindi quello che sta accadendo in Spagna, ma voi immaginate, per arrivare
a una iniziativa del genere, che cosa hanno visto questi padri? Che cosa hanno visto? Intere famiglie sbattute fuori perché non riescono a pagare il mutuo alla banca. Quando sappiamo tutto questo sistema come funziona. E ora che anche noi italiani cominciamo a svegliarci. Grazie e buona sovranità a tutti.